abbastanza tiepida fino al colpo. Tiepida. Tiepida inteso che vedevo che la squadra non andava al regime, questa è la mia visione. Che non, lei non concordo assolutamente. Pure un anche lei, anche lei. Non concordo assolutamente, la squadra ha fatto un gran primo tempo. Bisogna tener conto che ci sono gli avversari, bisogna tener conto che le squadre vengono qui a chiudersi, a giocare tutti sotto la linea della palla. Non è semplice cercare di scardinare 10 giocatori sotto la linea della palla. Noi abbiamo un certo tipo di gioco che per come siamo strutturati dobbiamo per forza giocare così. Non possiamo giocare sulle seconde palle, non possiamo assolutamente fare un calcio diverso da quello che facciamo, che secondo me è un calcio propositivo, è un calcio che sta dando frutti a questa squadra. E se poi si pensa che la Paganese debba per forza di cose chiudere in vantaggio le partite e questo condiziona il giudizio, non sono assolutamente d'accordo. Concordo sul secondo tempo che dopo il gol ci ha visto smarriti per una ventina di minuti e questo lo concordo. E poi c'è stata una grande reazione, ma questa squadra dopo un primo tempo così, dopo quello che ha creato, dopo che ti trovi 10 giocatori sotto la linea della palla, giochi contro una squadra che fisicamente ti sovrasta e riesci a fare quello che hai fatto, secondo me c'è da fare veramente i complimenti a questa squadra, a prescindere per quello che ha fatto fino adesso. È normale che c'è rammarico per questi due punti, secondo me, persi, perché sono due punti persi, per quello che la squadra ha prodotto, per quello che ha dato, per le occasioni che ha creato. Non ricordo neanche quante occasioni abbiamo avuto, il portiere avversario quante parate ha fatto, quante situazioni sono rimaste lì in aria a pendolare. Se poi si cerca altro, io ripeto, rispetto quella che è la sua opinione, non la concordo per niente, perché per me la squadra veramente ha fatto un signor primo tempo. Se poi, ripeto, il gol fatto al primo tempo condiziona quello che è il giudizio, allora abbiamo un modo diverso di vedere. Chiedo scusa, però io la penso così. Allora, io mi fermo, perché è l'opinione pubblica che deve dare il giudizio. No, ma io faccio solo le domande. Sì. Pubblica, ma ci sta di vederla in maniera diversa. Gli interpreti dell'opinione pubblica. Per l'amor di Dio, io sono l'allenatore, quindi la vedo in maniera diversa. Mister, ancora una volta, un po' sottotono ci cede. Siamo stati forse il primo tempo un po' lenti, soprattutto su quella fascia sinistra dove sapevamo che avremmo trovato costantemente la superiorità, perché l'abbiamo vista la partita, di là giocava Croce che ci dava possibilità di creare sempre la superiorità. Invece siamo stati un po' sotto ritmo, là dovevamo essere un attimino più veloci, però ripeto quanto detto, secondo me a questa squadra al primo tempo è mancato solamente il gol. L'avessimo sbloccata, il Monopoli per forza di cose doveva aprirsi e ci avrebbe concesso degli spazi che meritavamo. Le partite vanno giocate, ci sono gli avversari, questa è una squadra tenace, una squadra che non è facile da affrontare, una squadra che è fisica, una squadra che si chiude e riparte bene. Sapevamo che da un punto di vista strutturale gli avremmo concesso e ci hanno fatto gol su questa palla inattiva dove abbiamo sbagliato qualcosa. Concordo con 20 minuti dove siamo andati veramente in confusione e pensavo insomma veramente che la potessero chiudere, però poi c'è stata la reazione. Questa è una squadra che ha bisogno di fiducia. Dispiace che ci sia veramente troppo poca gente. Cioè, io mi giro, guardo questi spalti, sono desolanti, ma veramente sono desolanti. Mi piange veramente il cuore perché questa è una squadra e c'è una società alle spalle che veramente fa grandi sacrifici. Però quando poi ti giri e vedi il vuoto, ringraziamo quei pochi che ci sono che veramente ci danno una grande mano. Se io pensassi ad Agrigento la settimana scorsa, questo entusiasmo che c'era, che era veramente uno spettacolo solo a vedersi, e invece vedere che insomma c'è un po' di poca partecipazione. Come se lo spiega questo disamore verso la squadra? No, ma non è verso la squadra, cioè non è, io non, no, non penso sia un problema di dovrebbe esserci una partecipazione diversa, soprattutto mi auguro se questa squadra riuscisse ad arrivare alla salvezza, la società secondo me, al di là di chi sarà l'allenatore o di quelli che saranno i giocatori, ha intenzioni di crescere, però ci rendiamo conto insomma che veramente io mi giro verso la tribuna, non mi giro mai, quelle poche volte che mi giro per salutare casomai i miei figli, mi rendo conto che è veramente triste.
No, è una considerazione, per l'amor di Dio, ma non scherziamo proprio, ma non scherziamo proprio. Io sto dicendo quello che mi rattrista, perché vedere veramente questi miei calciatori che danno l'anima, in un momento di difficoltà si può soffrire, ma comunque hanno continuato a lottare. Il primo tempo, secondo me, meritavamo il vantaggio. Vedere, secondo me, questa poca partecipazione, sono convinto che questo è un pubblico che deve dare di più, secondo me. Io vedevo delle immagini di repertorio, no? Io vedevo delle immagini di repertorio, la partita col Brindisi in casa, ogni tanto su YouTube vado, o altre partite. Cioè, veramente non passava una sigaretta. E mi dispiace, non mi dispiace, mi dispiace anche per il mio presidente, voglio dire, che sinceramente fa tanti sacrifici, però il responso poi è magro. Difatti io ogni tanto dico, presidente, ha organizzato, Filippo, se dico qualche bugia dimmi, abbiamo organizzato qualche iniziativa che possa un po' portare. Col Catanzaro c'era una cornice di pubblico, erano tutti bambini, ma era uno spettacolo solo per, cioè, il giocatore così è motivato in maniera voglio dire diversa, c'è una partecipazione che è diversa, un grido in più si sente. La mia non è assolutamente una bacchettata verso nessuno, per l'amor di Dio, però mi dispiace, ripeto, che questa squadra veramente sta facendo bene e ci sia un po' di pancia piena, e quando poi veramente Pagani ci ha abituato, perché io l'ho vista quella partita col Brindisi e ho avuto veramente la pelle d'oca. Però chiedo scusa per questa divagazione sul tema. Ma ci voleva, perché comunque al di là di tutto la squadra senza poco, cioè senza pubblico, comunque. No, attenzione, noi ringraziamo, parlo anche a nome dei miei calciatori, quelli che ci stanno, perché non ci abbandonano mai, veramente non ci abbandonano mai. E a questi ragazzi danno tanto, perché vedono che questi ragazzi sudano la maglia. Poi possono avere dei limiti, possiamo andare in difficoltà, però questa è una squadra che, ripeto, su 25 partite ne ha sbagliate 3, ha sempre buttato il cuore oltre l'ostacolo. E oggi, in una partita così importante, ci fosse stato qualche grido in più, ci avrebbe fatto piacere. Questa domenica con l'Agragas, una partita in cui ancora una volta la rivista arbitrale ha condannato la Pagliese. Quest'oggi nel finale Caccavallo è accettato, rigore lentissimo, avrebbe potuto comunque decretare la definitiva salvezza della Pagliese, perché poi a 35 punti con le squadre che stanno dietro, che sono ben lontane dalla Pagliese, avrebbe comunque concesso alla formazione sua comunque una tranquillità maggiore per poter giocare con più scioltezza già da domenica a Cosenza, a prescindere adesso dal risultato del pareggio, che comunque è un buon risultato. Sì, è un buon risultato, come si dice, meglio ferito che morto, certo. Però io ho il rammarico, perché poi c'è stato il palo di Caccavallo, poi ci sono state le punizioni, poi c'è stato il palo di Carcione, poi ci sono state situazioni in aria dove siamo arrivati e ci è mancato il guizzo finale. Abbiamo subito un tiro al primo tempo su una seconda palla, dove Marrucco è stato bravo, e abbiamo subito un gol su palla inattiva. La partita l'ha fatta la Paganese. Cioè, quando vengono qua a giocare è normale che noi ci auguriamo che vengano a giocarsi la partita, però ripeto, io rispetto, perché ognuno poi ha un suo modo di vedere il calcio. I gironi di ritorno sono sempre differenti dal giro di andata, perché ci sono punti pesanti. Per noi questo è un punto pesante che ci teniamo stretto, ma ci rammarichiamo molto, perché quei due punti ci avrebbero fatto veramente comodo per avvicinarci ancora maggiormente alla classifica e per cercare di scalare quante più posizioni è possibile. Quanti punti mancano per quale? Ma secondo me mancheranno ad oggi almeno 6 punti alla salvezza. Mister, Cosenza, oltre a chiedere i punti ovviamente per ogni partita, che si aspetta dalla trasferta di Cosenza? Cioè, questa sconfitta, il pareggio, andare a Cosenza un campo così difficile, cosa si aspetta dai ragazzi dal punto di vista proprio come interpretare la partita? È più semplice, può essere più semplice giocarla a una Pagliese che può giocarsi, diciamo, senza troppe preoccupazioni?
No, non sono d'accordo. Noi guai se mollassimo, noi dobbiamo essere. No, essere più spentati così può. E la classifica non mi piace ancora, io voglio essere sicuro di raggiungere la salvezza più presto, perché dopo abbiamo il Benevento, dopo ci sono partite difficili. Voglio che ha. Significa andare in un campo difficile contro, secondo me, tra virgolette, la sorpresa del campionato. È una squadra rognosa, è una squadra che ha aggiunto già su un mosaico importante dello scorso anno giocatori di qualità, e mi aspetto una gara maschia, perché abbiamo visto che questa Paganese ogni qualvolta è scesa in campo, come oggi al primo tempo, con un approccio giusto, e può mettere in difficoltà chiunque.